Te l'ho detto io. Questa è una cosa, fammi va a comprare, me lo cambri. Capito? Raga, finalmente ci siamo quasi. Guardate, non sembra una stanza già. Siccome sono un babbo e quando scarico i video certe volte li scarico male, mi ero dimenticato dei video di un giorno in cui abbiamo alzato proprio le pareti e sono andato direttamente allo stucco. Quindi vi inserisco queste riprese prima, così vedete anche questi passaggi e poi si continua da dove eravamo rimasti. Una corsa contro il tempo per la corda. Alza. Da così a così. Spettacolo. No, proprio a pulire. Rose Benz. A spalmare sul pericolo. Spalma, no, spalma. Spalma. In versione spalma. Freddie Mercury. Questo è quello che io non l'avevo mai visto, faccio danza da. Porta pronta. Vabbè, ma poi c'è il coso, c'è il tavolo. Quello è lo stucco, ancora si deve fare un'altra mano. E poi sta asciugando. Abbiamo un po' la maniglia della porta. Più brutto.
Mi basta con una mano, ma deve dire. Secondo me basta una mano. È bello. Però dobbiamo comprare i pennelli più grandi. Così ne perdiamo. Intanto tempo ci vuole. Beh, minchia. 2 secondi che il lavoro, guarda già quanto ho fatto. Ah, si deve vedere quando si asciuga come sarà. Ma secondo me non cambia moltissimo. Perché c'è un sacco di gente, a parte la scenografa, direttrice di tutti, però qua c'è un panico di gente. C'è anche Fabrizia che veniva ad aiutarci senza. Ora, ma chiediamolo a lei, Fabrizia, perché sei venuta ad aiutarci? Non lo so ancora io. Bene, e c'è un rigore in più per un colpo. Questo che fa il modello. Grazie. Ginevra. Non venire, e più 34 ne manca. Qua no, ma gli altri mi metto lì. Fatemi sparare. E basta con sti video, okay, basta! Sparare. Questo facciamo qua. Basta con sti video. In questo... Registra lui e l'attore. Siamo videomaker. Buonasera ragazzi. In questo Stiamo posto... lavorando per voi. Abbiamo due ragazzi dell'orfanotrofio. Ma non perché non li hanno voluti. Cioè quando vi nascono due figli così, voi non li abbandonereste? Sì. All'orfanotrofio. Io pure, in effetti. Non mi sono combinato. Anche io lo stai dicendo, guarda. Al pubblico. Guarda come sono combinato. Guardate. Quella. Cappello. Marf, che sicuramente voi lo leggete al contrario, quindi devo. Vabbè, però va. Yes. Fiducioso, però tipo. Perfetta. Te l'ho detto io. Questa è una cosa, fammi va a comprare me lo cambri. Per risparmiare. Porco disco quanto. Capito? Che attimi ci metto? Si sciugoi! Ma mannaia! Hai visto che è brutta? Non mi credi! Ma questa qua! Quella che ho a casa io no! Non è così! Non è così! Forse che ancora non si riscaldata bene, sono troppo briscia loro. Ma infatti lo scotch, lui l'ha comprato. Lui va a risparmiare, vero? Perché non gioca, però va per te. Per me, così, risparmiamo doppi poi. Infatti. Aspetta. Se vuoi lo faccio io, eh? Come vuoi tu. Te la senti? Calmo, calma, gli alberi per crescere alti si sforzano, tirano in alto, giraffe. Prima o poi uno diventa giraffe. Insomma, sei troppo pennellesso, sei troppo artista.
madre. Visto che bella? Io sto con chi mi ama, appunto, se Ruben mi ama. In spagnolo è che con me sta lui, siamo io e lui. A giocare sta con lui. In quel senso. E in quel senso. Amore, Maria, cosa? Di qualcosa. Maria. Adesso spiega alla gente perché ci sei stato un mese per fare una finestra. Dai. Spiega. Dai. È ancora in mezz'anta. Perché ho sbagliato a prendere le misure. E quindi? E lui fa. Dobbiamo prendere le misure perfette. Ovviamente se non abbiamo la smerigliatrice non possiamo lavorare. Io però le mie responsabilità io me le prendo. Doveva portare. Sì, ma quando? Doveva portare il goniometro, l'ha detto un mese fa. Non ne ho. A piangere si sta mettendo, che ha sbagliato la finestra. Ha sbagliato. Mi sto mettendo a piangere. Però la porta l'ha fatta giusta, dai. Diciamo. Raga, finalmente ci siamo quasi. Guardate, non sembra una stanza già. Spettacolo. Ok. Ora devi recitare, Rosa, come ti senti? Rosa. Ora devi recitare come ti senti, male? Malissimo. Malissimo.